In questo video vediamo come creare un'applicazione finita. Con le istruzioni che abbiamo imparato fino adesso, possiamo già creare delle applicazioni valide, funzionanti e utili. Chiaramente semplici, ma comunque sia sempre delle applicazioni, alcune delle quali sicuramente abbiamo anche scaricato dal market o su internet. Chiaramente non saranno all'altezza di quelle perché ci mancano anche altre istruzioni, però insomma iniziamo ad avvicinarci a realizzare qualcosa di concreto. Qualcuno di voi dice: ma sì, ma con quelle quattro istruzioni che ci hai detto cosa possiamo creare? Ecco, qui apro una parentesi, perché programmare un computer, un cellulare, insomma imparare a programmare intanto è una cosa fantastica, perché noi insegniamo ad una macchina quello che vogliamo fare e glielo insegniamo noi, siamo noi che glielo diciamo, quindi non è che compriamo un programma che fa quello che vuole lui. Fa anche più cose di quelle che ci servono. Noi ci creiamo un programma che fa le cose che servono a noi, decidiamo noi cosa fargli fare, quindi sarà più leggero, sarà più utile alle nostre esigenze. Questa è la prima cosa. Poi un'altra cosa è quella che, anche imparando ad usare, a programmare, imparare le istruzioni per programmare, c'è chi è molto intelligente, c'è chi è molto preparato, c'è chi ha molta memoria e può imparare anche a memoria tutte le istruzioni di programmazione. Ma non sarà sufficiente, perché la cosa più difficile, e lo vedrete, molti di voi se ne accorgeranno, quando si impara a programmare è quella di sapere realizzare un'applicazione. Perché abbiamo imparato l'istruzione per le etichette, per i pulsanti, per le condizioni, ma molti di voi non sanno ancora che programma potrebbero realizzare, di utilità comune. Vedrete in questo video, ad esempio, usando un pochettino la testolina, facendo ballare la nocciolina dentro la nostra scatola cranica, che con semplicissime istruzioni possiamo creare, per esempio, un convertitore di valute che ci converta una valuta da euro a dollaro. Un esempio. Creiamo una nuova applicazione, siamo dentro My Project, creiamo una nuova applicazione, la chiamiamo convertitore. Dove lo convertitore. E diamo l'ok. Lui lo mette nel nostro progetto e ci prepara la parte visuale e grafica di Android, di App Inventor. Noi inseriremo intanto una label, poi inseriremo una text box, poi inseriremo un button. Poi inseriremo una label. In questo programma che facciamo aggiungiamo anche un altro controllo, che è il controllo image, immagine, giusto per rendere un po' più professionale il nostro lavoro. Premiamo su image e lo mettiamo in alto, prima di ogni altro, controllo, a parte screen. Qui si è formato un quadratino che non contiene nulla. Quindi abbiamo una lab, una text box, un button e una text box. Ora selezioniamo image e gli diciamo che nelle sue proprietà che la picture va cambiata. Però prima di andare lì andiamo a prelevare un'immagine che possa essere utile al nostro programma. Andiamo su Google. E dentro Google scriviamo valuta e premiamo invio. Quindi facciamo una ricerca della parola valuta. Qui a sinistra chiaramente andiamo su più contenuti, qui andiamo su immagini perché vogliamo soltanto la valuta proprio come denaro. Prendiamo pure questa immagine qui che può essere utile al nostro scopo. Premiamo il tasto sinistro del mouse, poi premiamo il tasto destro su questa immagine che lui ha aperto. E gli diciamo salva immagine con nome. Quindi dentro il nostro computer salviamo queste immagini. Io la salvo dentro immagini e la chiamo appunto valuta, così come già è stata chiamata. Premo su salva. Quindi ho un'immagine JPEG che si chiama valuta dentro la mia cartella immagini. Ora che ho questa nuova immagine, ripeto, dopo aver selezionato image, vado nelle sue proprietà.
Nella proprietà picture, che vuol dire appunto figura, premo su none, mi si apre una finestra che mi dà la possibilità di add, che vuol dire aggiungi, di aggiungere quindi un'immagine, faccio add, si apre un'altra finestra che mi chiede di fare l'upload del file, cioè di caricare il file dal mio computer al server di Google, e gli dico scegli il file. Quale file gli facciamo scegliere? Chiaramente il file valuta, quindi lo premo e poi premo su apri, do l'ok e lui caricherà. Vedete che ora il mio mouse ha una clessidra vicino perché sta caricando l'immagine sul server e lo inserisce lì dove gli ho detto io. Quindi l'ha inserito all'inizio dello screen, ha inserito la nostra immagine. Subito dopo c'è il text box, la label, la text box, il button e un'altra label. In questa label io scriverò, la seleziono, vado qui a destra nelle proprietà della label e nella proprietà testo gli scrivo inserisci gli euro, anzi inserisci gli euro da convertire. E quindi lui ha creato questa etichetta. Poi sotto ho una casella di testo che lascio vuota, però la seleziono, vado nella sua proprietà hint, perché la proprietà testo è vuota, quindi non ha nessun testo predefinito. Nella proprietà hint gli scrivo euro, giusto per fargli capire all'utente che lì deve scrivere gli euro. Poi seleziono la text, la label 2 e nella sua proprietà text gli scrivo convertito. Vabbè, giusto per scrivere qualcosa, non era necessario, volendo poteva anche non scrivere nulla. Quindi abbiamo creato la nostra interfaccia con un'immagine, una etichetta che ci dice di inserire gli euro da convertire, una text box che accetterà gli euro che devo convertire in dollaro, un pulsante che seleziono, vedete, seleziono adesso e nella sua proprietà testo gli dico converti, converti in dollari, in modo che sia chiaro lo scopo di questo pulsante, e qui un'etichetta, un scritto convertito, dove ci verrà scritto dal nostro cellulare il valore in dollari degli euro che abbiamo scritto qua. Quindi convertiremo gli euro in dollari. Ora possiamo aprire, che abbiamo creato la nostra interfaccia, possiamo aprire il nostro block editor e andare a programmare quello che deve fare. Chiaramente ci scarica il plugin da installare e lui parte a caricarsi Java e il programma. Metto in pausa e ci vediamo tra un attimo. Eccoci tornati al nostro block editor, dove possiamo programmare il nostro programma. Allora, la prima cosa da fare è dirgli, quella di ragionare noi, e dire cosa fa il nostro programma. Il nostro programma fa che quando l'utente premerà clic su quel pulsante dove c'è scritto converti in valuta, preleverà gli euro che l'utente ha scritto e li deve trasformare in dollari. Allora, chiaramente metteremo il button 1, l'evento di condizione, ecco l'evento di quando l'utente farà clic sul button 1. Cosa deve succedere quando l'utente farà clic sul button 1? Deve convertire quegli euro in dollari, quindi fare un'operazione matematica. Come funziona la conversione euro-dollaro? Si fa il valore degli euro per quanto vale un dollaro oggi. Io vado un attimo su Google, ho scritto 1 euro in dollari, come ha detto lui che è anche convertitore Google, mi dice che 1 euro equivale oggi a 1,269 dollari. Prendiamo le prime tre cifre, quindi 1 euro uguale a 1,269. Questo ci serve per creare il nostro programma. Allora, se l'utente farà clic sul button 1, esegui un'operazione matematica e mostra il risultato nella label 2. Quindi dobbiamo prendere label 2 text, la mettiamo qua,
Quindi abbiamo che quando l'utente farà clic sul bottone 1 verrà settato il testo della label 2. In cosa deve essere settato? Nel risultato dell'operazione, quindi nel risultato della text box 1 per 1.269, se non sbaglio, 1.269. Quindi il testo della label 1 dovrà diventare, andiamo su built in, gli facciamo fare un'operazione matematica, vedete che io ho premuto su mat, che sarebbe matematica, e qui ci sono tutte le funzioni relative alla matematica. L'operazione è una moltiplicazione, come vedete c'è, scusate che si muove tutto qua, c'è la somma, c'è la sottrazione, c'è la moltiplicazione e c'è la divisione. Voi direte moltiplicazione, divisione, ma il diviso si fa col due punti e la moltiplicazione si fa col per. Questo nella matematica nostra, però nella matematica intesa di programmazione si usa l'asterisco per fare il segno per e lo slash per fare il segno di divisione. Quindi io prendo il segno di moltiplicazione. Come vedete mi permette di fare la moltiplicazione tra due valori. Quindi lo seleziono e lo inserisco qui, dove c'è la label 2. Quindi quando verrà fatto clic sul bottone 1, il testo della label 2 sarà il risultato di questa operazione, di questa moltiplicazione tra due numeri. Quali numeri? Chiaramente il primo numero sarà, o anche il secondo, però prendiamolo per primo, sarà il text box 1.text, quindi il valore della text box 1 sarebbe, quindi il contenuto, il testo che è contenuto nella text box 1, ammettiamo che noi abbiamo messo 2 euro, per il valore di dollari. Il dollaro, devo rivederlo perché mi dimentico sempre, 1.269, quindi vado nelle built-in, vado non nel text come usavamo prima, perché non dobbiamo usare una variabile testo, non possiamo fare un numero per una lettera. Anche se scriviamo dei numeri, per lui sono lettere quando usiamo questo strumento. Dobbiamo usare la matematica e quindi in questo elenco troverete number 1, 2, 3. Questo è il valore e questa è una variabile numerica. Quindi prendiamo la variabile numerica, la mettiamo all'interno di questo tassello. Quindi verrà fatta la moltiplicazione tra il contenuto della text box 1, ammettiamo che abbiamo detto 2 euro, per il valore di dollari. Il dollaro abbiamo detto che è 1, virgola, 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 niente. La virgola non la prende perché per fare il segno per i decimali dobbiamo utilizzare il punto invece che la virgola, anche se la chiamiamo punto virgola noi. Quindi 1.269. Invio. In questo caso verrà messa nella label 2 il risultato matematico tra 1.269 per quello che ci sarà dentro la text box 1. Premiamo su Connect to Phone per eseguire il nostro programma sul cellulare. Ci vediamo nel prossimo video. Ecco che si è avviato il debug, quindi il test del nostro programma sul cellulare. Come vedete c'è l'immagine, c'è la text box dove possiamo inserire gli euro da convertire, il pulsante per convertire in dollari. Ora avvicino un pochettino, scriviamo che vogliamo convertire 2 euro in dollari. Mi avvicino sperando di non perdere il focus. Gli premo su Converti in dollari e lui ci dice che sono 2,538 dollari. Quindi 2 euro equivalgono a 2,538 dollari. Come vedete, non è difficile creare un programma che abbia un minimo di utilità. L'importante è utilizzare tanto la fantasia e tanto le idee, quindi mettere tutto assieme questi strumenti e organizzare un programma vero e proprio.